Bene, amici di telefono.net, One Touch Duet di Alcatel, il telefono Dual SIM Full Touch, molto bella la confezione, diversa rispetto ai soliti cellulari, mette in mostra il telefono che è davvero ben rifinito. Dietro alla scatola troviamo il cavo auricolare con degli auricolari standard jack da 3,5, un piccolissimo manualetto di istruzioni e qui nella confezione troviamo anche il caricabatterie, che è un caricabatterie classico con jack micro USB. Purtroppo non c'è il cavo dati, anche se il telefono supporta il trasferimento dei dati tramite il cavo USB, abbiamo testato. Batteria da 850 mAh, essendo un GPRS dual SIM dual standby, la richiesta energetica non è eccessiva e siamo riusciti a fare addirittura 4 giorni di uso, non intensissimo perché la parte dati praticamente non l'abbiamo usata, ma tant'è, per chi è amante della grande autonomia questa batteria non delude. Micro SD non c'è, ma c'è lo slot per inserirla, ecco qua dove vanno inserite le due SIM. Fotocamera da 2 megapixel senza flash LED e senza autofocus, prestazioni sotto la media. Lo accendiamo col pulsante qui in basso a destra, c'è il pulsante inizio chiamata, fine chiamata, accensione, blocca anche lo schermo. Un pad a 4 direzioni con l'ok centrale, sul lato destro i pulsanti per il volume, sul lato sinistro l'ingresso per la micro USB, sopra jack da 3,5 per le cuffie e dietro, come abbiamo visto, oltre alla fotocamera anche l'altoparlante di sistema. Il telefono è un feature phone, quindi ha un sistema operativo proprietario, 105, 52,5, 13 mm spessore, 85 grammi di peso, molto molto leggero. Display, nota dolente, 2,4 pollici, 240x320 pollici, purtroppo resistivo. Resistivo vuol dire tanta pressione per far capire i comandi al display. Diciamo che tra i resistivi è comunque buono, ma abituati ormai ai capacitivi siamo veramente lontani anni luce dall'usabilità di questi ultimi. Diciamo subito che è un telefono che costa 69 euro, quindi stiamo parlando di un base di gamma. Non c'è il LED di stato. È un dual band GPRS, dual SIM, dual standby. Cosa vuol dire? Che le due SIM sono attive in standby contemporaneamente, ma il telefono ha solamente una parte radio, quindi quando useremo una delle due SIM, l'altra verrà automaticamente disattivata. Come vedete abbiamo le notifiche in stile Android, strisciando la tendina dall'alto al basso si vedono tutte le informazioni di stato. Interessante il fatto che sulle varie schermate, sono tre, possiamo inserire, tenendo premuto sul display, widget, scorciatoia o modificare i wallpaper. Entriamo nel menu, intanto vi dico che la connettività è limitata al Bluetooth e al cavo dati, che però, come dicevo, non è in confezione, dovrete comprarlo a parte. Non ha l'accelerometro, non ha il giroscopio, non ha il GPS, diciamo che è proprio un telefono basico. Guardiamo un attimo il menu, carino per come è disegnato e per come è disposto, ma andiamo subito a vedere la, scusate, la tecnologia dual SIM. Come vedete queste sono le chiamate della SIM 2, in questo caso è una chiamata persa, cancelliamo tutto. Torniamo indietro, vi faccio vedere giusto qualche menu e qualche funzione per far vedere anche la velocità del telefono. Quando entriamo nella parte telefonica, non so, proviamo a comporre il numero classico dell'Enel, come vedete possiamo chiamare con la SIM 1 o con la SIM 2. In questo caso io voglio chiamare con la SIM 2. La SIM 1, visto che siamo in chiamata, si disattiverà e dall'altra parte sentiranno il messaggio di telefono non raggiungibile. Allora, la parte telefonica è probabilmente la parte migliore di questo Alcatel, come tradizione Alcatel insegna. La ricezione è abbastanza buona, sia con la SIM 1 sia con la SIM 2, la radio è la stessa, quindi non poteva essere altrimenti. Qualità audio molto buona, sia dal viva voce, avete sentito audio abbastanza alto, ma anche di tonalità bassa, ma comunque si sente bene, sia soprattutto dall'altoparlante integrato, una parte telefonica appunto decisamente convincente. Parliamo di messaggistica, in questo caso ho ricevuto un messaggio sulla SIM 1, come vedete qua in alto possiamo vedere i messaggi della SIM 1 e della SIM 2. Proviamo a scrivere un messaggio.
Allora, ci sono due possibilità di tastiera. La prima è usare il T9. Dimenticatevi di andare veloci con questo telefono, anche perché prima di tutto è resistivo, quindi come vedete io sto usando l'unghia e non me la sono tagliata apposta per usare questo telefono. Seconda modalità, tastiera QWERTY, ma qua i tasti diventano veramente talmente piccoli, non c'è neanche un pennino da utilizzare per premerli, che centrare il tasto giusto è quasi un'impresa titanica. Diciamo che sia usando la QWERTY sia usando la tastiera normale, i tasti sono veramente troppo piccoli. Display da 2,4 pollici con tastiera così piccola, tra l'altro con tanti pulsanti laterali delle funzioni, è un po' un assurdo. Comunque, una volta scritto il messaggio, possiamo inviarlo con la SIM 1 o con la SIM 2. Torniamo indietro, non salviamo il messaggio. Noi non abbiamo provato la parte dati perché, essendo solo GPRS, veramente i tempi di caricamento sarebbero stati ridicoli. Diciamo che è un telefono non dedicato alla parte dati, anche se ci sono client Java, Facebook, Twitter e c'è anche Opera Mini e PalRingo per connettere i nostri instant messaging. Andiamo a vedere invece la parte multimediale. Anche qua purtroppo brutte notizie da parte multimediale. Infatti la fotocamera da 2 megapixel non scatta foto interessanti, si scatta col pulsante scusate, centrale al pad. Faccio vedere le opzioni di scatto. Possiamo anche girare video. Abbiamo fatto un esempio, un video e l'abbiamo messo qua nella prova. Diciamo che le foto sono appena sufficienti, i video invece insufficienti. Ve li faccio vedere quello che abbiamo girato. Sul display del telefono potrebbe non sembrare male, in realtà quando lo trasportiamo sul computer il video è veramente insufficiente. Mi è girato a 176x144 pixel. Una parte invece che ci è più piaciuta di questo Alcatel è il lettore MP3. Lettore MP3 che troviamo qui nella musica. Un dance. Ci piace perché il volume è alto. Con le cuffie si sente bene e con la micro SD possiamo inserire anche molti brani. Presente anche la radio FM che si sente anch'essa bene. Poi abbiamo il cronometro, la possibilità di prendere delle note, l'agenda, impostazione dei profili, insomma tutto quello che un feature phone può garantirci. Abbiamo anche un programma simpatico che è la chiamata simulata. Quando magari abbiamo bisogno che il nostro telefono squilli perché vogliamo defilarci da una situazione imbarazzante o problematica, possiamo attivare questa funzione e il telefono simulerà l'arrivo di una chiamata. Insomma, 69 € per questo dual SIM, dual standby, secondo me sono un filo eccessivi. Il telefono va bene davvero se usato solamente come telefono, come parte telefonica, già mandare gli SMS è complicato. Secondo me un touchscreen resistivo con un display così piccolo è anacronistico. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi.